sesta edizione del premio Ceravolo è un premio molto sentito dalla città di Catanzaro. Sì, certo, soprattutto dalla città di Catanzaro, però penso che ormai è un premio nazionale. Per questo verranno sicuramente da tutte le parti della Calabria, sia da Catanzaro, da Crotone, da Reggio, da Lamezia, da Vibo, insomma, dappertutto. Chi sarà la figura dello sport che sarà premiata quest'anno? In questa sesta edizione il premiato sarà Javier Zanetti, che rappresenta, penso, la storia del calcio mondiale. Per tanti anni è stata la bandiera dell'Inter, ma dal mio punto di vista è stata la bandiera di tutti, perché ha rappresentato il calcio realmente nella maniera ideale, perfetta, con i propri valori, la propria cultura, la propria saggezza, la propria intelligenza. Ha dato molto al calcio e il calcio ha dato molto a lui perché lo meritava. Portarlo qui in questa sesta edizione penso che sia realmente motivo di grandissimo prestigio. La manifestazione quando si terrà e dove? La manifestazione si terrà lunedì 25 maggio alle ore 18 al Teatro Politeama di Catanzaro. Penso che il premio Nicolò Ceravolo è diventato realmente uno dei premi più importanti d'Italia. Ranieri, Lippi, Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, quest'anno Zanetti. Cioè, personaggi realmente di primissimo piano. Per me è motivo di grande orgoglio, di grande lavoro, ma anche di grande soddisfazione. La provincia collabora con il premio Nicolò Ceravolo. Sì, anche quest'anno, come è avvenuto negli anni scorsi, ha inteso partecipare e promuovere l'organizzazione di questo evento. È un evento straordinario che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di caratura nazionale e quest'anno abbiamo l'onore di portare tramite gli organizzatori Javier Zanetti, uno sportivo che si occupa tra l'altro anche di sociale con la Fondazione Zanetti e che è stato un esempio per tutti nel mondo dello sport. È un premio molto sentito dalla cittadinanza catanzarese, ma che comunque punta, cioè è anche, diciamo, è diventato un premio anche a livello nazionale. Sì, esatto. Io sono lametino e so quanto la città di Catanzaro ci tiene a questo premio e so che importanza ha ottenuto nel corso degli anni questo riconoscimento. Quindi l'augurio è che possa proseguire, che possa consolidarsi sempre più, perché i giovani hanno bisogno di esempi e questi ospiti sono un ottimo esempio per noi ragazzi. Un premio cittadino molto sentito, ma che si fregia di personalità a livello nazionale. Sì, è un evento che si ripete ormai da tempo, negli anni. È una straordinaria occasione per premiare personaggi a livello nazionale e internazionale che si siano distinti in questo sport e non solo quello del calcio, ma soprattutto un'occasione unica per onorare la memoria di un grande cittadino catanzarese che voglio ricordare è stato l'unico ad aver portato la nostra squadra di calcio, quella di questa città, in Serie A. Poi ci sono state vicende alterne che non hanno più consentito di ottenere tali risultati, magari riuscissimo in futuro ad ottenerli. Al momento ci limitiamo ad onorare la sua memoria nella speranza che un altro Ceravolo uomo, ma soprattutto sportivo, possa nascere in questa città. La Camera di Commercio è sempre partner e a fianco, insomma, dei grandi eventi. Sì, noi riteniamo che ci sia il dovere da parte delle istituzioni di fare tutto ciò che si può fare per stimolare i risultati culturali non solo in questa città, non solo in questa provincia, ma a livello regionale. Credo che questo premio abbia meritato i galloni d'oro, in quanto ormai ben stabilizzato, e credo che anche l'ideatore Maurizio Insardà meriti tutta la nostra stima e il nostro apprezzamento che dimostriamo annualmente con il nostro partenariato costante.